In questo video voglio affrontare un tema che oggi è veramente centrale nella nostra società, il rapporto genitori-bambini e insegnanti-bambini. È un tema che è ampiamente in crisi, è un rapporto che è attualmente spesso in crisi. C'è la tematica cos'è disciplina, cosa devono fare i genitori, cosa devono fare gli insegnanti. Va bene, e affronterò questo tema in modo usuale, nel pensiero Aleph, che è quello di partire da dei simboli che sono essenziali per la comprensione di ciò di cui parleremo. Allora, passo alla prima diapositiva e affronto due importanti concetti, potestas e autoritas. I romani distinguevano potestas, che indica proprio il rapporto di soggezione. Quindi questo, la persona che sta qua è in posizione di superiorità rispetto ai sottomessi. L'auctoritas invece è un rapporto di rispetto di coloro che riconoscono nell'altro, in posizione di autorità, delle competenze, delle qualità. E per questa ragione, e soltanto per questa, gli portano appunto attenzione, gli danno retta e sono pronto a seguire ciò che gli dice. Allora la potestà si fonda appunto sul principio di superiorità di alcuni esseri umani su altri, l'auctoritas sull'eguaglianza e sulla pari dignità. L'auctoritas, vedremo, è quella che fa crescere, da augere, far crescere, far evolvere. Da auctoritas viene anche autore. I genitori sono autori dei figli, li mettono al mondo e sono auctoritas, nel senso che li fanno crescere. Bene, in termini di simboli utilizzati in Aleph, eccoli qua. E la potestas sottopone il punto l'altra persona in posizione down ed è pronta a giudicare e a sporla alla giustizia punitiva. L'auctoritas invece accoglie l'altra persona, accoglie, qui si vedono le braccia aperte, ed è pronta ad aiutarla. Quello che l'autorità fa è un aiuto alla crescita. Fascismo. Il fascismo si basa sul principio della diseguaglianza. Diseguaglianza tra razze, diseguaglianza tra valori delle persone. Il rapporto genitori-figli è molto presto detto. Il padre è colui che comanda in famiglia. È colui che ha la proprietà dei figli. Questa era la società e questa era la famiglia. Del fascismo e prima del fascismo. La pedagogia nera nell'Ottocento significava spezzare la volontà cattiva del bambino. Questo voleva dire far diventare un uomo adulto. Ridurre quindi il bambino all'obbedienza incondizionata. Come dicevo, il bambino era la proprietà del padre che aveva la patria potestas, che è intesa così. La democrazia, con la democrazia si cambia pagina. La democrazia significa pari dignità delle persone, eguaglianza, pari dignità delle persone. Se è così, il rapporto genitori-figli è così. Eguaglianza e pari dignità, il che non significa identità di ruoli. Un conto è il ruolo genitore, un conto è il ruolo di figlio. Un conto è il ruolo di capo del governo, un conto è il ruolo di ministri, un conto è il ruolo di insegnanti, un conto è il ruolo degli allievi. Ma tutti hanno pari dignità. Andiamo a vedere che cosa è successo. Questi sono i valori dichiarati, pari dignità. Ma il potere è sparito? No, è andato nell'ombra, spesso anche fuori dall'ombra. La democrazia è diventata una lotta per il potere. E quindi la ricerca del bene comune è diventata secondaria rispetto alla ricerca del bene privato, del bene personale. Quando un'autorità si comporta in questo modo, diventa una falsa autorità. Questa struttura sociale, che è del campo sociale, si riproduce naturalmente a livello della famiglia. Si dichiara che il genitore ha l'autorità sui bambini, nel senso che deve far crescere, ma questo non esclude affatto l'intrusione del virus del potere, di un genitore che è prepotente nei confronti di un figlio.
Quindi vediamo che il campo di coscienza collettivo viene rispecchiato dal campo di coscienza familiare. Il virus del potere che fine ha fatto? Allora, in qualche raro caso è stato rimosso, è stato tolto e ci sono luoghi dove effettivamente la democrazia esiste, cioè dove c'è la pari dignità. La maggioranza dei luoghi però non sono caratterizzati da questa forma integra. In realtà la maggioranza dei luoghi è caratterizzata dalla presenza di entrambe le forme, queste forme che vedremo. C'è il genitore che domina sul bambino o il bambino che domina sul genitore. Questo, come abbiamo visto nell'altro video, sul doppio legame, appunto, genera un doppio legame per il bambino, il quale non comprende che cosa sta succedendo e quindi diventa teso, nervoso, indisciplinato, incapace di concentrarsi. Vediamo più in profondità. Quando entrambe queste posizioni esistono, cioè il genitore che domina sul bambino, ma anche il bambino che domina sul genitore, cioè il loro rapporto, il rapporto di potere, abbiamo queste due forme. La prima, la più ovvia, il permissivismo, il bambino viene lasciato fare qualunque cosa, o l'autoritarismo, a un certo punto il genitore si impone. E queste situazioni si alternano o sono compresenti nello stesso atto comunicativo. L'autoritarismo è quello in cui il genitore si pone in alto, in prepotenza, per il bene del bambino, bene, tra virgolette. Il permissivismo, il bambino con i capricci può ricattare i genitori o gli insegnanti, e il genitore o l'insegnante si lascia ricattare per il bene del bambino, o anche perché non sa come altro fare. Questo genera appunto confusione, ma questa confusione tra queste due strutture costituisce un male per il bambino ed è un vero e proprio tradimento dell'anima del bambino, che viene abbandonata a se stesso. Perché il bambino ha bisogno di autorità, autorità vera, alla quale potersi affidare, anche per contenere al suo interno le spinte e i vettori che divergono. Come già detto, l'autorità, da autorità viene autore, ma viene anche augere, l'autorità viene da augere, far crescere. Okay. Ora, se noi guardiamo la struttura della personalità in modo più semplice, con l'ovoide di Assagioli abbiamo il livello della subpersonalità, il livello dell'io e il livello dell'anima o del sé superiore, vediamo che una personalità funziona se al suo interno ha interiorizzato autorità. Cioè se l'io in particolare sa guidare le parti interne, che si affidano all'io perché lo riconoscono. Ricordiamoci che nella storia della psicanalisi, per esempio, Jung diceva che l'io ha questo compito, no? Di guida dei personaggi interiori, ma questa quindi di saper prendere questo ruolo appunto di leader. Nel momento in cui non c'è più un magnete interno, un io che sa fare da leader, la personalità ricade nel caos e nell'indeterminato, quindi nella follia. Adesso volevo far vedere come l'integrità e l'autorità si tengono assieme. L'integrità, cioè il fatto che al mio interno io riesca a coordinare tutte le spinte che ho in un progetto unitario, presuppone che cosa? Presuppone autorità da parte di chi? In primo luogo da parte dell'io, ma l'io non è sufficiente, ho bisogno di un'autorità superiore all'io. L'autorità superiore all'io è l'anima, ne abbiamo parlato tante volte. Nel momento che l'io riconosce nell'anima l'autorità e nel momento in cui le parti interne riconoscono nell'io l'autorità, allora la personalità può diventare integra. Ecco che cosa accade. Se io vengo educato in un contesto dove io bambino ho a che fare con un'autorità che è integra, cioè che non mischia il potere e l'amore, ecco che io al mio interno genero, interiorizzo autorità. Quindi sono poi in grado di guidare me stesso. Nella famosa metafora del cocchio abbiamo il cavallo, sono su personalità, che sono le parti più piccole, le emozioni, che viene guidato dal cocchiere.
il quale però a sua volta è indirizzato dall'anima. Questa è una personalità sana. Che cosa accade invece quando al posto dell'autorità si genera l'autoritarismo o il permissivismo? Automaticamente si genera l'anti-autoritarismo che genera il permissivismo e qui l'anello non ha mai fine. C'è un altro tema che voglio solo accennare perché è trattato poi nel nostro sito proprio sul tema transfer d'autorità. Il problema con le autorità oggi è che, essendo l'autorità in generale corrotta, cioè mischiata potestas, non viene più riconosciuta. C'è una tendenza a vedere le autorità con diffidenza. Conseguentemente, chi oggi si pone come guida, anche se integro, avrà a che fare col transfer d'autorità della maggioranza delle persone, le quali avranno difficoltà a fidarsi, per ragioni, diremo noi, storiche o in termini orientali, di karma. Cioè, il concetto di autorità è stato corrotto. Il mondo alla rovescia, noi abbiamo la falsa autorità che guida il mondo e l'autorità autentica, quella vera, che è all'ultimo posto. All'ultimo posto quindi è l'uomo, all'ultimo posto è l'anima, al primo posto ci sta il mondo delle finanze, dell'economia, della politica, che però è corrotta, si dice democratica, mentre non lo è. Le famiglie si credono democratiche, ma la democrazia non c'è nelle famiglie c'è una maschera della democrazia, c'è una maschera spesso dell'amore, e non è colpa di nessuno, è il campo di coscienza collettivo dentro il quale siamo immersi che genera questi vettori. Il risveglio oggi significa anche riconoscere l'importanza dei campi collettivi sul campo di coscienza familiare e sul campo di coscienza individuale. Soltanto in questo modo, se riconosco tutto insieme, come direbbe Krishnamurti, vedo il problema in tutte le sue sfaccettature, allora sono in grado di compiere un atto di intelligenza che non mi porta più a colpevolizzare me come genitore o a colpevolizzare mio figlio come bambino, come figlio, o non colpevolizzare gli allievi come insegnante o colpevolizzare me stesso come insegnante, ma vedere che tutti noi siamo immersi in un campo dismorfico, anche questa è una voce da vedere sul sito, un campo dismorfico che genera le condizioni per cui l'autorità oggi sia assai rara. E l'autorità però non è un qualcosa a cui si può rinunciare. L'autorità, l'integrità, l'autenticità sono l'essenza di un essere umano sano. Allora, il futuro dell'umanità spesso ci viene chiesto, ma che cosa si può fare oggi? Bisogna avere delle ricette? No, non credo ci sono delle ricette, ci sono delle cose che sono ragionevoli per buon senso e che derivano dalla saggezza sviluppata dall'umanità negli ultimi migliaia di anni. L'autorità, il rapporto con il maestro, per esempio in Oriente, è centrale perché un allievo possa crescere e diventare a sua volta una persona affidabile, integra. Mancando queste figure, oggi parlavamo appunto con Sini nell'ultima conferenza, con Carlo Sini, mancando oggi le figure di maestri, i giovani sono lasciati a se stessi, non gli rimane che farsi, illudere da falsi maestri. I falsi maestri appunto sono delle poi false autorità che utilizzano il potere che riescono a ottenere sui giovani non per il bene dei giovani, ma fondamentalmente per il loro bene personale, soprattutto perché ne ricavano un vantaggio sia di potere, sia economico, sia in tutti i sensi, insomma, un ruolo sociale che acquisiscono. Ecco, con questo pongo fine. Allora, su questa tematica, parliamo di questo tema perché è uscito negli ultimi seminari, sul dialogo sonoro, in altri seminari. Valentina Bassi, la nostra trainer, collaboratrice, sta insieme a Carlo Virzi, stanno lavorando nella scuola, ma veramente in modo a tempo pieno quasi, per trattare questa tematica. Desiderei tanto che i genitori, insegnanti, facessero vedere questo film, perché potesse diventare un punto di partenza per una discussione collettiva su questo, e fra poco metteremo anche i filmati di Valentina e di Carlo Virzi.